Un referente del comitato, Sciara delle Cozze, è quello che si è formato per far fronte comune contro lo scarico a mare, quindi no canalone, quello è lo slogan che abbiamo sentito nel corso della campagna elettorale, e qui è il dottor Renzo Fortunato e chiediamo a lui di raccontarci il perché di questa petizione. Intanto ringrazio Radio Incontro e tutti gli ascoltatori. Ritengo che questo argomento sia importante non solo per Mola ma per tutti. Intanto noi siamo stati accusati dalla destra di essere di sinistra, dalla sinistra di essere di destra durante la campagna elettorale. Non si può essere di tutti e sicuramente non siamo di nessuno. Abbiamo soltanto un unico obiettivo, che è quello di difendere la sciala. Sciala che in un primo momento era semplicemente un luogo di incontro, successivamente è diventato un simbolo di un'etica ambientalista di cui sicuramente avrete sentito anche parlare dal Papa e anche dal nostro stesso Presidente della Repubblica. Cosa vogliamo? Vogliamo sensibilizzare i molesi, vogliamo sensibilizzarli a questa etica, e tra i molesi, i cittadini, non soltanto i comuni cittadini come siamo noi, ma soprattutto i politici, indipendentemente dal colore partitico che hanno. Tutti quanti noi dobbiamo essere sensibilizzati a quello che è diventato un problema mondiale, è l'ambiente, è l'acqua, è il mare, è l'aria, è i rifiuti. Ecco perché il simbolo sciala è andato al di là dei confini di questo paese e interessa tutti quanti noi cittadini, che finalmente, purtroppo a seguito degli eventi avvenuti a partire da marzo di quest'anno, ci siamo trovati di fronte a una realtà di cui prima non eravamo pienamente consapevoli.